giovane, bello e abbronzato. Obbligo questo segno di vittoria, perché veramente questa conquista della Casa Bianca da parte di Obama è tutto merito mio, e lui è testimone, sì, perché siamo stati noi... Ho comprato gli anelli, sono stato testimone. Ma non di nozze. Ah no? No, di avventura. È vero, Obama, manco un telegramma, ti ha mandato un telegramma Obama? Sì. Lui è stato molto cortese e soprattutto attento a non, come dire, mancare alla promessa fattami. Ma che cioè, promessa ti ha fatto? Qua, scuppone. Che come lui sarebbe arrivato alla Casa Bianca, e non voglio dire soltanto nell'anticamera, ma proprio nello studio ovale, come lì fosse lì il punto di approccio e terminale di una lunga epopea storica, e quindi come lui avrebbe messo le chiappe sulla sedia lì, le chiappe sulla sedia, automaticamente mi avrebbe comunque in ogni caso riconosciuto come imperatore dell'universo. Wow. E questa è la cosa che io tanto ci tengo, perché effettivamente è il punto un conto che te lo dico di partenza. Io, è un conto che te lo dice Carolino. Obama è più importante di me. Sì, ma se eravamo soltanto a te, eravamo finiti, perché i tempi ormai sono ristretti, quindi o adesso riusciamo... Mi stai denigrando. Figurati. Mi stai svalutando. No, è perché, caro mio, il mondo è così complesso. È che voi credete in Dio e non volete accettare la verità aliena, e quindi andrete incontro al 2012, alla fine del mondo, perché siete voi che rifiutate la mia missione, la mia opera, quindi non è che io mi ripeto. Oh, domani vengono 3 ore di terremoto. Non è che dico le stesse cose, io dico le cose che voi non volete accettare.